iscrizione al canale, su, sempre più su. Ritorneremo con Riccardo e Antonio. Molto, 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 molto presto, molto presto, molto presto. Come cazzo si fa a non criticare? Io spero che stiai preparando il colpo, Paraggi, perché se questo è il mercato, c'è da non da piangere, non da ridere, c'è veramente da chiudere tutto, chiudere baracca, chiudiamo baracca. Le illusioni sono brutte, rincoglionito, rincoglionito, sei un tifoso rincoglionito, tu che difendi, tu che nei commenti difendi, mi riferisco a tutti quelli che nei commenti difendono, tutti quelli che si abbassano le mutande, vergognati, ti devi solo vergognare. Quindi, tu che difendi, che ti abbassi le mutande alla società, non sei un tifoso della Juve. Sei tifoso dei tuoi iscritti! Vergognati! Mi riferisco a tutti quelli che difendono adesso, eh! A tutti quelli che difendono! Perché adesso mi sono rotto i coglioni! Basta! Basta! Noi vogliamo la Champions League, non vogliamo le tue puttanate, che, le tue difese di merda! Basta! 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 La squadra non va bene, il centrocampo non va bene, come cazzo ve lo devo dire? Rabiot non è un top, Pjanić c'è un mozzarellone! Mozzarellone! Oh! L'unico top è Ramsey, rincoglionito! Ciuccio, ciuccio, sei un ciuccio! Tu sei un ciuccio, tu tifoso che ti abbassi le mutande. Parlo in generale, parlo in generale. Mi riferisco ai ciucci che difendono, a quelli che si abbassano le mutande, a quelli che scrivono puttanate nei commenti. Sei un ciuccio di calcio, capisci? Zero, anzi meno 100, non meno 1, meno 100. L'attacco peggio. Bernardeschi lo rifiuta anche il Brescia, non lo vuole nessuno. De Sciglio, neanche il Serie C lo vogliono, ti rendi conto? Ma veramente, dei Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, che gente abbiamo? Broccancur, il mozzarellone Pjanić, ma che gente, che gente abbiamo? La Juventus, veramente, ma stiamo scherzando? L'attacco solo Ronaldo, veramente in attacco, l'unico top assoluto vero. Costa gioca 4 partite l'anno, mette, non vi illudete. Io le dico, non si accodi nessuno poi, non si accodi, eh! Accodamenti zero poi a maggio, non fate i finti critici a dire avevate ragione, eh! Attenzione! Attenzione, attenzione! Perché adesso veramente siamo stanchi, siamo stanchi. Spero che Paratici stia preparando veramente qualche colpo da Juve, top assoluti, non giocatori forti. I giocatori forti non li vogliamo, ok? Quindi giocatori forti non servono. Immaginiamo che già abbiamo buoni giocatori o mezze pippe. Immagina se neanche giocatori forti, stop assoluti. Punto. Cosa volete? E qua fantacalcio? Non è fantacalcio! Non è fantacalcio! Se vuoi, puoi! Non me ne non ci, mettetelo nel cervello! Con i giocatori che danno uno spettacolo le vinci le coppe, non le vinci con i Lukaku, mettitelo in testa, con i Lukaku non ne vinci coppe, non ne vinci, rincoglionito, rincoglionito, con i Lukaku, hai Higuaín che è più forte di Lukaku adesso. Lukaku, ma chi è Lukaku? Adesso è uscito Lukaku. Adesso pure Lukaku è un top assoluto. Ma vabbè, va. Vabbè, basta, va. Non ne vale neanche la pena, non ne capito, non capito un cazzo di calcio. Non capite un cazzo di calcio, non capite un cazzo di calcio. Inutile, inutile, inutile.
cioè, veramente, io non ho parole, non ho parole, perché poi basta lo scudettino, si abbassano le mutande, la società, ecco, a posto, lo scudetto, non lo scudetto, a posto, festeggiamo. Queste cose qua, veramente, questi tifosi sono il male della Juve, sono il male della Juve. Veramente, è una cosa incredibile. Non ci sono più tifosi altolocati a livelli del Real, del Barcellona, quelle grandi squadre europee, del Bayern Monaco, parlo dei tifosi, non delle squadre, Real, Bayern, parlo proprio di tifosi, no? Tifosi altolocati. Tifosi che veramente che amano la... Veramente, non lo so, io non lo so, veramente. Gente che si abbassa le mutande alla società, per gli iscritti, poi c'è gente che per gli iscritti... Si venderebbe pure veramente pure un bravo, non lo so cosa si venderebbe veramente. Io non lo so veramente, non lo so. Un mercato veramente, no, cioè, io non, veramente non ho parole. Spero che Baraggi stia veramente. Vabbè, aspettiamo, tanto siamo qui, quindi aspettiamo. Hashtag aspettiamo. Hashtag aspettiamo e rompiamoci le palle, ecco. Aspettiamo. Mamma mia. Poi ci sono. Il bello, sai qual è? Che scrivono nei commenti. Boh. Io non lo so veramente, non lo so. Scrivono nei commenti, difendono, poi a maggio solo fanno i finti critici. A maggio fanno i finti critici, poi tutti quelli che. Fanno i finti critici e gli altri alzano le coppe e le prendiamo sempre nel culo e ci teniamo le difese di merda e tutta la gente che si abbassa le mutande a difendere. No, va bene, cosa dite, cosa criticate, ma cosa volete, ma chi volete, ma no, ma cosa vuoi, quello non lo puoi prendere, ma quello, questi sono bravi solo a fare così. Non hanno capito che sei arrivato all'apice, sei arrivato in alto, dove o scendi oppure vinci questa cazzo di coppa. Sei arrivato al punto più alto, devi concludere con due o tre top assoluti e darci sotto, non perdere un altro anno. Veramente io non lo capisco, e perderemo un altro anno di CR7 senza vincere un cazzo in Europa. Non le capiscono queste cose. Sono veramente, io non ho mai visto gente così interdetta, veramente. E scrivono poi che scrivono come ciucci, scrivono come ciucci a difendere, si abbassano le mutande, difendono. Veramente. Va. Prendete esempio un po' dai veri tifosi, io come Gianni Bianco, come Luigi Lux Gobbo, come veramente prendete esempio, questi sono tifosi veramente. Saluto tutta la mia cerchia, come Luca Totti e anche lo Juventino Enigmista, veramente lo Juventino Enigmista, e poi posso anche citare il grande critico, il mio grande critico, Francesco Leggendario, il nostro Antonio Riccardo, che ci ritroveremo presto. Veramente io non lo so, prendete esempio ragazzi, perché veramente di calcio ne capite veramente, non, a parte ne capite, cioè il discorso è che qua è un problema grave, qui i tifosi in Spagna vincono la Champions l'anno prima, l'anno dopo criticano, vogliono subito vincere, qui in Italia no, cosa volete, ma che abbiamo vinto lo scudetto, l'ottavo, il nono, il ventiduesimo, cosa volete? Non capiscono che adesso non è più, non ne capiscono certe cose, vabbè dai, vabbè, inutile sprecare pure fiato. Quindi, se capite, mettete la testa a posto, iniziamo, perché succederà l'inferno, ve lo dico già, saranno video infernali, non infuocati, infernali, tutto l'anno, non me ne frega un cavo di niente, veramente non voglio bestemmiare oggi, veramente non me ne frega veramente nulla, non mi interessa, ci sarà l'inferno tutto l'anno, critiche a non finire, non mi interessa. Paratici, l'unica cosa che ti è rimasta è concludere 1 2
top assoluti. Iscriviti al canale, su, sempre più su. E poi un'altra cosa, con gli iscritti qua, là, ecco, ma forse non l'avete capito, quando saliremo, se scenderemo, chi ci vuole seguire? Pochi ma buoni, cioè, se quest'inverno saremo a 3.000 iscritti, a 10.000, a 900, non ci cambia nulla. Non ci cambia. Io vi invito a scrivervi su, sempre più su. Vi invito a scrivere. Però, raga, chi ci ama, chi ci segue, capisce che tifosi siamo. Che siamo tifosi altolocati, a livelli dei tifosi di certe squadre che ho già citato. Altolocati, non tifosi da tutto cuoio, così, da... con tutto rispetto, per tutto, cioè... Oh... Quindi questo è un canale serio, cioè dove non, allora noi non siamo, ve lo dico qua e poi chiudo, chiudo con la frase di Francesco, noi non siamo schiavi dei nostri iscritti, questa è una bellissima frase di Francesco leggendario, e andate sul suo canale, andate anche sul canale di Lux, perché devono salire, non cito gli altri perché sono già saliti, devono salire. Andate su Lux Gobbo e su Francesco Leggendario Juventus. Chiudo con questa frase di Francesco, bellissima. Non dovete essere schiavi dei vostri iscritti. Amate la Juve e dovete essere persone sincere. Se le cose non vanno bene, bisogna criticare. Istanbul non aspetta, rincoglionito, non devi difendere più. Zitto, aspettiamo questi top. Sbrigati, paratici!